di quibus imper est animal umbrequo silentes. Dante declina ovviamente a suo modo, cioè non fuggendo ma abbracciando appieno la contraddizione, la virgiliana inconsistenza delle umbre, fino a fornirne una ben più dettagliata, diciamo pure didascalica, definizione. Non però per bocca di Virgilio, bensì di un altro poeta latino, quel Publio Papino Stazio, che fu autore di due poemi, anzi per la verità di uno è un pezzetto, di documentatissima influenza sulla lingua e sull'immaginario di Dante, il quale ne inventò addirittura una segreta e poeticamente motivata conversione al cristianesimo. È il loro comune maestro ad insistere che sia Stazio e non lui stesso a disvelare al pellegrino Dante un mistero di tanta importanza. Cos'è un'anima? Come si unisce? Come si separa dal corpo? Il saggetto di fisiologia mistica che ne scaturisce muove dalla formazione del corpo, c'è anche salvo rispetto il naturale basello, fino allo sganciamento, sua unione naturalmente con un'anima, una e trina, vegetativa, sensitiva, intellettiva, fino allo sganciamento di questa da ciò che del corpo rimane, che noi altri poveracci chiamiamo morte. E allora, che precipitata sulla riva dell'Acheronte, inferno, o su quella più prosaica dell'Adriatico, purgatorio, impronta di sé l'aria circostante, conferendole un aspetto che corrisponde esattamente così e quanto alle membra appena abbandonate. Perde la prima alcune facoltà, ma si affina in altre e muta aspetto, proprio come noi, per sensazioni e sentimenti, per effetto del piacere, come del dolore. Non starò ad elencarvi i non pochi problemi di dottrina che una simile teorizzazione implica. La cosa incredibile è che possa farsi poesia, e poesia vertiginosa, con l'aria che assume la forma del corpo disfatto, come quando piorna o piovosa si trasfigura nei colori dell'arcobaleno. E poi segue gli spostamenti dello spirito che la informa, come la fiammella segue il fuoco. E così sia di noi, vorrei dire, che possiamo lasciarci forgiare dal suono delle parole e dall'anima del suono, seguendo docili, fino a diventare migliori di noi stessi, l'incanto della poesia, la poesia della musica. Quando la chiesis non ha più del lino, solvesi della carne, e in virtù ne porta seco l'umano e il divino. L'altre potenze tutte quante mute, memoria, intelligenza e volontà in atto, molto più che prima acute. Senza restarsi, per se stessa cade mirabilmente all'una delle rive, qui conosce prima le sue strade. Tosto che l'oculi la circoscrive, la virtù formativa raggia intorno così e quanto nelle membra vive. E come l'aere, quando è ben piorno, per l'altrui raggio che in sé si riflette di diversi colori diventa adorno, così l'aere vicino quivi si mette e in quella forma che è in lui suggella virtualmente l'alma che estende. E similiante poi alla fiammella che segue il fuoco là ovunque si muta, segue lo spirito sua forma. Però che quindi, a poscia sua paruta,
è chiamata ombra. E quindi, organa poi, ciascun sentire, infino alla veduta. Quindi parliamo, e quindi ridiamo noi, quindi facciamo le lacrime e i sospiri che per lo monte aver sentiti puoi. Secondo che ci affliggono i disiri e gli altri affetti, l'ombra si figura, e questa